Giuseppe Rovani, I 100 anni, libro terzo sommario: Il capitano di giustizia marchese Recalcati, I protettori dei carcerati, Benedetto Arese e Pietro Verri, Il conte Gabriele Verri, Sistema rigido d'educazione nel secolo passato, Problema storico, Pietro Verri e la campana della piazza dei mercanti, le difese del Verri e della Rese, lo zio di Cesare Beccaria, i giochi d'azzardo e il ridotto di San Moisè in Venezia. Una curiosa notizia intorno al Senato di Milano. Capitolo 1. Prima di partire per Venezia, abbiamo lasciato Donna Paola Pietra che usciva dalle stanze del marchese Recalcati. E quella visita poté recare un gran bene, in quel punto segnatamente che il Bruni e l'amorevoli nella casa della giustizia, per un perfido gioco della sorte, erano alle prese con l'ingiustizia. La lettera scritta le dalla contessa nel tumulto della passione le aveva data piena facoltà di riparare i danni che essa non aveva potuto stornare in tempo. Però Donna Paola assunse quel mandato a rigore di scrupolo e nell'intento di soddisfare a ciò che era giusto ed onesto in tutti i modi possibili. Si tenne dunque informatissima e delle voci che correvano in pubblico e di ciò che facevasi in privato e, fin dov'era possibile, dell'azione interna delle pubbliche magistrature visitata com'era di frequente dalle persone più distinte della città, giunse a subodorare le intenzioni celate dietro alle formalità apparenti, che per quanto, come dicemmo, i processi criminali camminassero segreti, pure dove dov'eran tanti assessori, attuari e scrivani uscivano un po' per volta a circolare tra pubblico e pubblico le cose che più volevano tenersi nascoste. Donna Paola seppe dunque che il parentado della contessa Aveva gettato i dadi opportuni per far credere che ella fosse vittima innocente di qualche terribile intrigo. Seppe inoltre che sulla contravvenzione alla legge commessa dal Bruni si volevano edificare altri supposti ed altre cose perché colui dovesse pagare i debiti di tutti. Del resto, donna Paola era quella, precisamente, che doveva conoscere più di ognuno, e il cuore gli faceva sangue rammentando il passato come lo spirito di corporazione talvolta a quel tempo facesse tacere la voce dell'assoluta giustizia. A prevenire così, in quanto dipendeva da lei le conseguenze possibili di quelle oblique insinuazioni, aveva risolto di far visita ella stessa all'illustrissimo marchese Recalcati, che aveva fama d'uomo dotto e di rettissime intenzioni, ma per modestia e per bontà era di indole pieghevolissima e cedeva facilmente a chi stava o più in su di lui. Od era pari a lui per grado di magistratura e lo soverchiava poi per ostinazione di principi ed opinioni e per superiorità d'ingegno ed eloquenza. Donna Paola sapeva poi che i membri del nobile collegio dei giure in consulti, e i giudici e i senatori, eccettuato qualche uomo, specialmente Rigido e quel senator Goldoni, pensando al quale essa fremeva ancora, Presi ad uno ad uno, quando la loro testa e la loro coscienza muoveva libera e nell'atmosfera sgombra della giustizia legale, temperata dalla giustizia morale, sentivano e vedevano e desideravano e comandavano il vero bene. Ma poi, quando si fondavano in quella formidabile unità del collegio e del senato, sovente venivano a comprovare quanto fosse vera la sentenza ciceroniana dei senatores boni viri, con quel che segue. Armata dunque di tutti questi dubbi e di tutti questi sospetti, per tacere del senno e dell'esperienza, Donna Paola si recò negli uffici del capitano di giustizia. Quando al Marchese Recalcati fu annunziata la sua visita, insieme con la Meraviglia, provò qualche sensazione che non era tutta di piacere, che ben conosceva anch'esso quella celebre e venerabile matrona e la di lei carità operosa e vigile. E sapeva inoltre come colei non facesse mai passo che non fosse per cosa della più grande importanza e che, allorquando ella si proponeva un fine, animata qual era dalla convinzione e dall'amore del bene, non si rimanesse mai a mezza via per qualunque ostacolo incontrasse e poi ad aggiungere che in quel giorno della visita di donna Paola la coscienza di quell'ottimo magistrato non era tranquillissima, onde in tutto ciò che gli si presentava di straordinario gli parea come da facciarsi in un rimprovero. Nulla di meno, l'illustrissimo signor marchese, quando donna Paola Pietra entrò, le mosse incontro con atto di profondissimo rispetto e avanzato di propria mano un seggiolone, la pregò a sedere. Qual grave affare, soggiunse poi, ha determinato la signoria vostra venerandissima a venire in questa casa della colpa e della sventura. Il desiderio, appunto, illustrissimo signor Marchese, di impedire qualche possibile sventura e di stornar qualche colpa, ma di una cosa io le debbo innanzitutto far domanda: Parli! Vorrei sapere se il signor Marchese può ascoltarmi non nella sua qualità di capitano di giustizia, ma come semplice e privatissimo gentiluomo e al bisogno farsi depositario di un segreto. È un segreto relativo alle cose della mia carica e alla sorte di coloro che dipendono da me? Esso è tale, appunto. Allora devo dire che se dal fatto che mi venisse rivelato potesse cangiarsi ed anche semplicemente modificarsi lo stato di qualche processo, io non potrei più in coscienza conservare il segreto. Donna Paola stette per qualche momento silenziosa, poi disse. Parlerò in ogni modo. Io sto ad ascoltarla. In queste prigioni sono detenuti da qualche tempo un tale Amorevoli, cantante, e un tal Bruni Lorenzo, suonatore di violino? Il recalcati si scontorse e affermò col cenno. Ora, siccome è facile congetturare, seguiva donna Paola, che la condizione di costoro può migliorare o peggiorare a seconda delle rivelazioni che qui dentro potessero penetrar dal di fuori così venni precisamente a farle una rivelazione che può di subito mandarli ambedue assoluti o quasi. Ma il nome che io devo pronunziare ha bisogno del massimo riguardo e converrebbe che non uscisse da quest'aula. Vostra signoria, parli pure con fiducia. E il nome è quello dell'illustrissima contessa Clelia V. Se una strana fatalità non sopravveniva, sarebbe si recata ella stessa qui a confessare a vostra signoria illustrissima come ella sola fosse stata l'oggetto di quella visita dell'accusato Amorevoli. Or io vengo per sua commissione e in nome suo a far questa deposizione, appunto. Siccome poi ho sentito a tra il popolo la voce, anzi la credenza, che quel suonatore sotto la falsa maschera celasse il fine di tenderle un'insidia gravissima ed anzi di trafugarla o di farla trafugare, così vengo ad aggiungere che la contessa è fuggita di sua piena volontà senza aver piegato ad insinuazione d'altri col fermo proposito di abbandonare una casa dove, secondo lei, non poteva più vivere, delle quali cose potrò a suo tempo e da richiesta della Signoria Vostra Illustrissima esibire le prove. Ma dove si è rifuggita? Vostra Signoria Illustrissima non ha mai sentito a parlare di questo? A me finora non costa nessuno fatto preciso, molte voci ne corsero, Ma sa ella, rispettabile signora, dove di presente si trovi la contessa? Siccome una tale notizia non giova né nuoce a nessuno e soltanto potrebbe far danno alla signora contessa, così Vostra Signoria illustrissima non troverà a essere un contrattempo che anch'io possa ignorarla. Il marchese stette muto per qualche istante. Poi disse: Io ringrazio di cuore, venerabile donna, l'alta e operosa sua carità per la quale ha voluto venire ad illuminare la giustizia. Soltanto debbo dirle che codesta sua carità la esporrà al grave incomodo d'essere sentita più e più volte in giudizio. Ed io sarò sollecita, e la conchiuse di fare in modo che tutto corra a vantaggio del vero e del giusto. E ciò detto, partì. Ora quella visita e quella rivelazione cangiò il piano della procedura, perché donna Paola era temuta di quel timore, il quale non è altro che un modo del rispetto. Il capitano di giustizia parlò col vicario, questo col fratello del conte V collegiali e senatori furono sentiti privatissimamente e si risolse di lasciare che il processo camminasse per la china senza preoccupazioni, senza esacerbazioni, senza cavilli. Però fu determinato che, dietro esplorazione degli atti, i signori patrocinatori dei carcerati, da eleggersi all'uopo, stendessero la difesa dell'Amorevoli e di Lorenzo Bruni. Del primo fu eletto patrocinatore il conte Benedetto Arese, giovane di non ancora 25 anni, e a Lorenzo Bruni toccò in sorte il conte Pietro Verri, che appena aveva varcati gli anni 22. Fra i personaggi che sono già molti e saranno numerosissimi di questa nostra storia, e che non tengono da noi altro incarico, pur nella loro importanza drammatica, che di costituire la moltitudine ed il fondo ai veri grandi uomini storici dei cento anni decorsi, facciamo ora per la prima avanzare la figura giovanile di Pietro Verri. Come antiste a quella schiera gloriosa d'uomini, grandi appunto, e di uomini utili, i quali e a gruppi, e sparsamente, e da uno a uno vedremo sorgere come alberi di alto fusto tra la fitta selva delle piante volgari. Essendoci proposti di mostrare in azione il più di questi benemeriti, per cui Milano e la Lombardia, e rispetto a certi elementi speciali della vita pubblica, l'Italia tutta, e persino l'Europa, si atteggiò a vita più razionale, Vedrei, infrattanto il giovane Verri a contrassegnare il suo primo ingresso tra gli uomini, con uno spirito già vigile a combattere le male consuetudini per cui il secolo non poteva più reggersi, e col coraggio ad affrontare tutti gli ostacoli che i pregiudizi della sua casa, del suo ceto, del suo tempo dovevano opporgli, onde farlo stramazzare ai primi passi. Capitolo 2. Il conte Benedetto Arese, il giorno dopo che si vide eletto a patrocinatore del tenore Amorevoli, trovandosi nelle sale dell'Accademia dei Trasformati, prese per braccio l'amicissimo suo Pietro Verri e lo trasse nella libreria, dove era un po' di silenzio. Caro Pietro, mi trovo in un grave imbarazzo. Capisco già cosa mi vuoi dire? Non, non sai da che parte incominciare a scrivere la difesa di cui sei stato incaricato? Se tu non m'aiuti mi trovo al punto di rinunciare all'incarico. Tutti gli amici coetanei di Verri e quelli che erano stati i suoi compagni degli studi lo avevano sempre riguardato e lo riguardavano come colui che aveva su tutti un'incontestabile superiorità acuto, arguto, epigrammatico, vivace, parlatore facilissimo, per poco che s'agitasse una questione di qualunque più lieve cosa si trattasse, tirava gli altri facilmente della sua o almeno costringeva a tacere gli oppositori. Il che, se potesse tornargli qualche amico che fosse un po caldo degli altri, se potesse generare qualche antipatia, qualche odio, chi ha pratica di mondo se lo può facilmente immaginare. In ogni modo, per una tale superiorità, tutti lo richiedevano di consiglio. «Caro Benedetto», disse il veri alla rese, «non far la sciocchezza di rinunciare ad altri il patrocinio a te affidato, perché se tu credi in un gran imbarazzo è questo invece il caso di cavarsela con grande onore e con poca fatica». Una delle qualità caratteristiche del veri era di non patir quasi di invidia, diciamo quasi perché è una parola questa a cui non vogliamo rinunziare, tanto è comoda. Provava a esso dunque una gran soddisfazione nel procurare di far figurare bene i suoi amici». Non so comprendere dove tu trovi si sì grande facilità. Passano anni, caro mio, e corrono centinaia di processi prima che si presenti il caso in cui abbia più desiderio il giudice d'aprire le porte al prigioniero che quasi il prigioniero di uscire. E quel che è più raro ancora, che il giudice sia tanto convinto dell'innocenza del costituito al punto di indispettirsi che questi mantenga un silenzio che è a suo danno. Questo lo so anch'io, ma che mi fame. È assai facile, caro mio dare a credere al giudice quello che il giudice stesso pagherebbe qualche cosa per dare ad intendere agli altri. E io che ho da fargli credere? Che sia probabile e soprattutto che sia verissimile quel che a tutta prima pare stranissimo e appena possibile. Fino adesso il tenore si è sempre ostinato ad un sol punto di difesa, non è vero? Onde avrebbe sempre ripetuto che passeggiando dopo il teatro e vedendo quel bel giardino di casa V, non volendo perdere l'occasione di godersi tra quelle alte piante, un chiaro di luna dei più limpidi, gli venne il ghiribizzo di fare un salto e di passeggiare in giardino. Ma eh, chi può prestar fede a una tale bizzarria? Non è detto che una cosa bizzarra non sia una cosa vera. Qui sta il punto. Quante volte è capitato a me? Quante volte sarà capitato a te in villa di saltare un fosso per entrare in un parco altrui, onde guardare cosa c'era di bello e di nuovo? Chi non lo sa che un tal Ghiribizzo può capitare a chi che sia, ma in villa, ma di giorno, non in una città, non di notte, non nel mese di febbraio. Sia quanto vuoi, ma tu devi piantarti qui e addurre l'esempio di fatti consimili. Poi c'è a tener conto della professione di cantante, la quale dà il diritto ad essere più matti degli altri. E poi c'è la vita passata del tenore, tutta senza rimproveri, per il caso onde è imputato almeno, poi c'è la sua agiatezza e i pingui quartali che vorremmo aver noi giovinotti di famiglia, che abbiamo i berilli sul borsellino, ma di dentro c'è poco o nulla, perché i nostri buoni padri ci vogliono troppo bene. Non è egli vero, benedetto mio caro? E poi c'è la sua condizione di forastiero e d'uomo che non è mai stato in Milano e che per conseguenza non deve conoscere la pianta delle case al punto di passeggiarci dentro e passar per le fessure come un topo domestico. E qui non sarà male il mettere un po' di ridicolo che faccia rilasciare i muscoli troppo tesi dei magnifici signori senatori. Alle volte val va più un epigramma ben scagliato e a tempo che tutte e tre le parti di un'orazione ciceroniana. E poi già non mi pare che si vorrà star tanto sodi sulle formalità. Quante volte le si dimenticano per peggiorare la condizione di un galantuomo. A fortiori, le si dovranno dunque dimenticare anche per lasciar respirare libero un galantuomo. Ma per di più c'è il fatto che il tenore è aspettato a Venezia, e i patrizi veneziani, che amano tanto la musica, faranno uno scalpore del diavolo perché al tenore sia data facoltà di cantare a San Moisè. E c'è di meglio che il tenore è al servizio di Sua Maestà il Re di Spagna. E io so che si è già scritto al re con tutte le circostanze mitiganti, e il re scriverà. E l'imperatrice ne parlerà al ministro di Vienna, il quale scriverà al plenipotenziario di qui, e, e poi bisognerebbe avere il coraggio, a nominarla contessa e tagliar corto e aprir la breccia. E già che si è già usciti dalla giustizia per riguardo di lei, ed essi lo sanno, quantunque non vorrebbero farlo sapere all'aria, così fulminarli con un cuosque tandem che non manca mai di fare il suo effetto. Un cuosque tandem però, intendiamoci bene, condito con attestazioni di gran rispetto e fiancheggiato di magnificentissimi e di eccellentissimi, tu mi comprendi? Eh, io ti capisco benissimo, ma in quanto alla contessa, nemmeno per i scherzo è a consigliarmi di gettar là qualche cosa sul conto suo. Tu sai che mio padre. Ah, questi padri, questi padri benedetti che pretendono di pigliar sempre per l'orecchio i figliuoli anche quando i figliuoli ci vedono più di loro. E il giovine Verri si fece serio e tacque per un momento, poi soggiunse. Basta, io son certo che la tua riuscirà una bellissima difesa e che la spunterai perché ti proteggono i re di Spagna, i patrizi musicanti di Venezia e il desiderio dei giudici, i quali imiteranno quelle dame che nel loro interno sono felicissime di aver avuto la sventura d'esse state sorprese da uno zerbinotto intraprendente e sfacciato. Ma io sì che tengo i piedi in un pantano da cui sarà difficile uscir netti, perché se rispetto la verità e la giustizia e la coscienza sono sassate che vanno a cadere sull'invetriate dell'aula dei magnificentissimi senatori. E se mi propongo di lavorare di scherma soltanto per far sentire il suono del fioretto, ma senza ferire, io avrei vergogna di me stesso, e allora sarebbe meglio lasciarla difesa ad un altro. Ed io nei tuoi panni farei questo precisamente. Bel consiglio, è il migliore. «E lasciare in balia di qualche scimunito la ragione di quel povero diavolo di Lorenzo Bruni, che ti so dire essere un uomo di proposito e di pensamenti generosi, e tutt'altro che vulgari? Eppure non è che è un povero suonatore di violino, ma quando questo è sano, e piccava con la punta del dito sulla fronte, e la ragione naturale può andare dritta per la sua strada senza essere trattenuta, contrastata, deviata dai pregiudizi, oh, che sapienza è l'ignoranza! Ma eh, che dunque ti proporresti di fare?» Nient'altro che mettere la mia coscienza nel vuoto pneumatico e liberarla da tutta quella pesantezza che le potrebbe derivare dai rispetti umani. E allora? E allora? Sarà quel che sarà. Ma non dir nulla di questi nostri discorsi né con tuo padre, né con altri, né col marchese Beccaria, lo zio di Cesarino. A proposito del qual Cesarino, sai tu che egli è un ragazzo adorabile, e che tremo di lui soltanto perché quello zio testardo potrebbe far tanto da riuscire a guastarlo. Oh, sinché Cesarino sta in collegio a Parma, non è possibile che lo zio possa far male con i suoi consigli stemperati nelle lettere. Mentre i due interlocutori stavano così parlando nella sala della libreria, udirono un furioso batter di mani che veniva dall'aula maggiore dell'Accademia dei Trasformati. Si recarono dunque anch'essi colà e stettero a udirvi dalla viva voce del buon Passeroni un canto del poema Il Cicerone che di quel tempo egli stava componendo. Quando il Passeroni ebbe finito di leggere l'ultima ottava del canto, l'accademia si sciolse e i due amici partirono insieme con gli altri. Il Verri passò il resto della giornata meditando il suo subietto, e la sera, quando uscì per fare una passeggiata, affatto solo, come soleva, verso il borghetto di Porta Orientale, gli venne in pensiero che, a riscaldare l'eloquenza e a far raccolta d'argomenti per persuadere e all'uopo per intenerire i giudici, gli sarebbe stato necessario, già che aveva sentito replicate volte il Bruni nella sua prigione, di sentire anche la Gaudenzi, che trovavasi ancora in Milano, quantunque fosse già in sulle mosse onde trasferirsi a Venezia per la stagione di primavera Pietro Verri quantunque avesse 22 anni pure non era stato in teatro che poche volte e anche quelle poche volte sempre in compagnia di suo padre il signor Conte Gabriele il quale non aveva mai permesso che il figlio si staccasse un momento da lui per uscire dal palchetto Quel rigidissimo uomo non voleva assolutamente che suo figliuol maggiore si trovasse neppure un istante in compagnia degli eleganti zerbini che passavano la notte in teatro a corteggiare dame, a giocarne nel ridotto e a dar mezzonce alle giovani corife sul palcoscenico. Perché è un fenomeno curioso e che può dar molto a fare alla riflessione di un filosofo quello che, mentre il costume generalmente era allora così rilasciato e le tresche amorose costituivano l'affare più importante e più continuo nella vita, e le dame giovani sfoggiavano tal nudità che oggi farebbe senso, e le leggi del matrimonio avevano assunto un'elasticità senza pari, e diciamo questo perché lo troviamo detto e ripetuto in storie, in libri di costumi, in poesie, ed anche ce ne assicurò, oltre al nostro amico Giocondo Bruni, qualche altro vecchio vivente che giunse in tempo per mettere il labbro sull'orlo di quei vasi di voluttà, pure, dall'altra parte, è incontrastabile che l'educazione nell'intimo della maggior parte delle famiglie patrizie e non patrizie si manteneva rigidissima. Che i padri e le madri attendevano più a farsi rispettare e temere che amare dai figliuoli, Che il tu di Roma antica e il tu alla quacquera d'oggi di era ignoto tra genitori e figliuoli E sarebbe allora sembrata una profanazione l'assumerlo e l'accordarlo. Guai se alla mattina, prima dell'ora da sciolvere, le ragazze non si recavano con una prolissa riverenza, appresa a scuola da sua ragata e da sua martina, a baciar l'anellone d'ametista del signor papà e l'anellino di brillanti della signora mamma. Guai se i ragazzi non imitavano le ragazze e se ciò non si ripeteva e prime dopo il pranzo, e prime dopo la merenda, e prime dopo la cena, perché è un altro fenomeno storico che i nostri avi mangiavano più di noi. Come dunque, ad onta di tanti rigori e di tanta etichetta casalinga e di tanto risparmio di sorrisi confidenziali, dalla casa uscissero nel mondo tante zucche vuote e tanti scapestrati e gaudenti e voluttuosi, è un problema che mal si riesce a sciogliere nel modo stesso che non possiamo spiegare come nei libri e nelle satire e nelle opere dell'arte ad ogni quattro parole, ad ogni pennellata, si accenni all'ignoranza classica dei nostri avi patrizi, mentre poi il più dei giovani studiavano legge e si mettevano in lista per entrare al nobile collegio dei giure in consulti, alle magistrature, al senato. La spiegazione noi crederemo di trovarla in ciò che nei libri, anche i meglio riputati, il più delle volte le cose e gli uomini e i tempi si considerano da un lato solo, nel che sta il gran segreto di far scaturire il falso persino dall'istessa verità. Ma tornando al giovane Pietro Verri, sebbene trattenuto in palchetto dai rigori di suo padre, aveva però vista e contemplata e quasi divorata la bellissima Gaudenzi. Era giovinotto, era vivacissimo, e la simpatia verso la beltà, se non è una prova, è sempre un indizio di squisitezza di sentimento ed animo gentile. La ballerina Gaudenzi aveva dunque fatto, se non nel cuore, perché non sempre si arriva fin là, certamente nell'immaginazione di Verri una fortissima impressione. Ondesso invidiò spesso i cavalierini che si recavano a visitarla sul palcoscenico. Fin qui non c'è nulla di male. Né quella figura gli era uscita di mente, anche dopo il tempo trascorso dall'ultima notte che l'aveva veduta in teatro. Ed è anzi probabile che una o due volte al giorno ella facesse una visita, sebbene di pochi minuti, alla memoria di lui» che le cose straordinariamente belle si piantano con ostinazione nella mente di chi è nato a comprenderle, pur nella sfera, intendiamoci bene, ingenua e pura e sgombra dell'estetica. Per tutte queste cose, quando si sentì eletto a difendere il Bruni e da costui ascoltò ripetute le lodi che erano già corse in pubblico dalla virtù di quella giovinetta, virtù tanto più preziosa quanto era men facile in quella professione, gli venne il desiderio di conoscerla da vicino e di parlarle. Il desiderio derivava da una fonte un po' sospetta, ma il giovane Pietro si ingegnò a dargli l'amanto della necessità impostagli dal suo delicato ufficio di patrocinare colui che le teneva al luogo di padre. Si recò dunque in porta romana ed una in altra contrada fu alla casa dove dimorava la Gaudenzi, ma tutto il coraggio gli mancò quando fu in veduta della porta. Indizio che non era proprio convinto della necessità di quella visita. Il timore che suo padre potesse mai giungere a sapere che egli era andato nella casa della ballerina Gaudenzi lo annientò, e al segno che fu per retrocedere. Una batteria di pensieri avversi gli rintronò nel capo per qualche minuto, ma poi si fece animo e gettata un'occhiata di sopra, di dietro, a dritta, a sinistra, per assicurarsi se nessun suo conoscente lo vedeva in quel punto, entrò nella porta. Come ingenua e pudica la giovinezza degli uomini straordinari. <music> ©